Buon 2023 a tutti. Quali sono i propositi del buon anno in fatto di bellezza? Sicuramente il primo è quello di detossinarsi dopo i cenoni di Natale e di Capodanno, ma anche di cominciare delle sane attività sportive. E siamo qui con Angela Menolascina, trainer nonché titolare di Contrology, che ci spiegherà come approcciarsi a una delle pratiche che i VIP adorano di più, ovvero il Pilates. Allora sì, il Pilates sicuramente è la disciplina sportiva più ideale per approcciarsi al movimento e al benessere. Il Pilates in effetti è una disciplina posturale perché lavora sulla muscolatura profonda, quindi quella più vicina alla colonna vertebrale, quindi all'apparato scheletrico. Ecco perché è posturale, perché ci aiuta appunto a reggere il nostro scheletro. Però non è solo posturale, perché purtroppo, cara Daniela, c'è un concetto un po' sbagliato del Pilates, che il Pilates sia solo respirazione, posture, qualcosa di molto soft. Ma in realtà non è così. Non è aerobica, questo è chiaro, è bene specificarlo, ma va a lavorare appunto sulla tonificazione dei nostri muscoli in maniera, devo dire, abbastanza intensa. Si può adattare un po' a, diciamo, a tutte le età. E indubbiamente dopo una bella lezione di Pilates ci andrebbe benissimo un massaggio, proprio per andare a rilassare il muscolo che ha lavorato in maniera intensa e ad migliorare quell'allungamento che noi creiamo proprio con una lezione di Pilates. Ci sono vari tipi di massaggi che possono essere abbinati alle pratiche estetiche. Quello che a noi piace di più e che fa un perfetto combo con il Pilates è sicuramente quello che chiamiamo cupping isometrico. Non lo troverete molto in giro perché è stato protocollato nei centri Boutique & My Beauty. Che cosa abbiamo pensato di fare? Attraverso l'utilizzo di coppette in silicone che creano appunto una vacuum aspirazione, si lavora sull'adipe e sulla cellulite, andando però a creare attraverso delle fasce elastiche, una trazione del muscolo, riusciamo a focalizzare il nostro obiettivo soprattutto sull'adipe, quindi l'adesione della coppetta in silicone è più concentrata. Chiaramente gli effetti sono duplici, non soltanto una tonificazione muscolare, ma anche un lavoro effettuato sulla cellulite e sul tessuto adiposo.